Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Saiz alla regia e vi aspettiamo su www.radiosaiz.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioSaiuz.it. Ritorniamo e ci siamo di nuovo, ragazzi. Due puntate di fila stiamo facendo. Non capitavo da un po', effettivamente, con Social Evolution di essere così continui e costanti. Vabbè, adesso aspettiamo a cantare vittoria. E do quindi il benvenuti, bentrovati a tutti gli ascoltatori che questa sera ci seguiranno, spero, sia in diretta ma anche sul podcast. Ma più avanti, nell'arco della puntata, daremo tutte le indicazioni. Io chiaramente prima di iniziare, come di consueto, passo un attimo la palla a testa di caso, che immagino vorrei salutare gli ascoltatori, dopodiché me la riprenderò per dare qualche informazione tecnica. Vai testa di caso, come stai? Io sto bene, Luca, e ti ringrazio davvero. Come tutti i nostri radioascoltatori ormai hanno imparato e sanno, Radio Science si avvale della collaborazione di altre web radio, che sono appunto Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana da appunto la Valdichiana e ovviamente ultima ma non ultima, Modena, noi Radio sempre da Modena. Inoltre, sì. Un giorno mi direi che cos'è Salgareda, perché è una località. È una località che effettivamente non conosco, l'ho sempre solo sentita. Cioè, non c'è nulla tranne la radio, praticamente. È una cosa bellissima. Potrebbe essere effettivamente. Ci sarebbe bello ogni tanto, no, dare qualche indicazione. Dov'è Salgareda? Cioè, facciamoci queste domande. È in provincia di Treviso. Scusa la digressione, prego, continui pure. Nulla, anzi, volevo comunque, come sempre, avvisare che ci si può seguire sul nostro sito di Radio Saiuz all'indirizzo www.radiosaiuz.it e ovviamente sulla pagina Facebook di Radio Saiuz. Inoltre, mi raccomando, le chat sono aperte, scrivete, e sono sempre quelle della pagina Facebook di Radio Saiuz e sempre quelle del sito. E c'è anche il telefono, ma solo per SMS e WhatsApp. Si può mandare il tutto al 393-788-0195. Luca Luchino, ecco. A te la parola. Grazie per Luca Luchino, ma ti chiedo una cosa, perché poi hai detto le chat sono aperte, sembrava tipo quelle televendite, no ragazzi dai, con Mastrota che vende, no però è bella questa cosa, abbiamo chat, telefoni, abbiamo tante cose, le usiamo tutti, sì, perché la settimana scorsa, se ricordo bene, con Paola di Voci Antiche, che è stato il nostro ospite appunto di giovedì scorso, effettivamente abbiamo ricevuto messaggi veramente in ogni contesto, da sito, da Facebook, anche WhatsApp, quindi è stata una cosa molto carina. Ho colto quindi anche l'occasione per salutare il precedente ospite di Social Evolution, ma adesso finalmente siamo giunti a questo giovedì, dove abbiamo scovato dal web una pagina veramente tosta, molto bella e ironica. Io quindi, prima di iniziare, innanzitutto do il benvenuto a Luca. Ciao Luca, come stai? Complimenti per il nome. Buonasera a tutti. Okay, buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Perfetto. Io questa sera ti ho scovato, caro Luca, come su una pagina che effettivamente mi ha rapito la mia attenzione e me la sono scuriosato un bel po', appunto prima di invitarti qui in trasmissione. Quindi innanzitutto ti ringrazio per la tua disponibilità, per aver... Grazie a voi per questa opportunità che mi avete concesso. Oh, guarda, gentilissimo, sei stato anche diplomatico, questo è ottimo. Dicevo, questa pagina appunto ha rapito la mia attenzione anche per il nome. Come si chiama? La mia pagina è Dante Umorista Alighieri, proprio giusto per sottolineare l'ambientazione ironica in cui nascono tutte le immagini divertenti, o almeno le reputo io divertenti, e spero
siano così anche per i miei fan, per i miei lettori, queste immagini che creo in momenti di ignoranza mista a cultura. Già questa, diciamo, presenza tra, contemporanea tra appunto ignoranza e cultura che ha tirato fuori qualcosa di sensazionale, perlomeno di particolare. Partiamo da questa parola. Effettivamente è particolare perché, come dicevi tu, tra Dante e Alighieri, che quindi stiamo scomodando un mostro sacro, in mezzo ci è messo Esatto. umorista. E da lì, effettivamente, andando un pochino a scartabellare, a scuriosare nella tua pagina, effettivamente ci sono veramente delle chicche che sono veramente sono particolari proprio perché giocano molto sulla Divina Commedia mista a tantissime altre cose. E quindi quello che mi chiedo subito è come cavolo hai partorito questa malsana idea di unire queste due cose, ignoranza e cultura? Allora, la mia passione è nata in tempi abbastanza antichi, se li possiamo definire così. In Sì. seconda media abbiamo incominciato a studiare Dante e io mi sono appassionato immediatamente alla figura del Sommo. E Sì. dopo un annetto circa ho deciso di creare Dante Umorista Alighieri. In origine la pagina era molto più legata a temi di natura recente, quindi inserivo poco relativo alla Divina Commedia, cercavo di sfruttare un po' quella che era la figura di Dante e magari inserire quello che Dante avrebbe pensato o avrebbe potuto pensare diciamo, dei video virali o di ciò che accadeva ad oggi. E successivamente poi mi sono ovviamente più appassionato al mondo della cultura, anche ampliando quelle che erano le mie conoscenze, sono arrivato a questo tipo di Dante Umorista Alighieri. L'idea però, diciamo, deriva molto, molto dalla mia professoressa di italiano, che mi ha appassionato tantissimo a Dante e sicuramente ha giocato un ruolo incredibile per la nascita di questa pagina. E potrei quasi collegarmi a un argomento che abbiamo toccato in qualche modo nella passata puntata, in cui si è parlato paradossalmente anche de della scuola, inteso come quanto un docente, un professore, ci può trasmettere, no? Come passione, come interesse, ma ci sono veramente Esatto. delle opere che noi studiamo perché siamo costretti a farlo, ma che poi effettivamente non apprezziamo. Mentre se magari ce le mettessero, no? Ce le mettessero giù in maniera diversa, probabilmente forse riscuoterebbero molto più successo, come forse è capitato Esattamente. con te, con Dante. Ma la tua professoressa quindi sa che tu hai creato questa pagina ed è anche tua fan, oppure ne è completamente sconosciuta, allo Assolutamente sì, scuro? ne è venuta al corrente dopo che mi era stato fatto un articolo agli albori di questa pagina dove aveva avuto un boom stratosferico, nonostante non la curassi più di tanto perché io ero molto impegnato con la scuola, e un giorno, proprio il giorno in cui uscì il giornale con il mio articolo, gli dissi: Prof, guardi, ho fatto questa cosa. Allora subito i professori incominciarono a dedicarmi le ore. Per esempio, un professore mi prestò un'ora dove dovevo mostrare alla classe quello che facevo, quindi è stato per me qualcosa di incredibile. Poi anche i miei Bellissimo. compagni di allora erano molto esaltati da questa cosa e è stato davvero un bel periodo sia per Dante che per me, un periodo di crescita. Perfetto, e bella come ci stai dando anche qualche indicazione su come si è iniziato a evolvere questa pagina, come è iniziata questa avventura. Questa avventura che, ridendo e scherzando, in quanti anni ormai la stai seguendo? Dante Umorista Alighieri ha già compiuto un anno, ma un anno un po' di mesi fa. Al momento ha un anno e mezzo, perché è nata il 28 dicembre del 2015 e è stata portata avanti in maniera più o meno attiva a seconda degli impegni scolastici che avevo, però ha quasi 2 anni Dante Umorista Alighieri e si trova quasi praticamente ai 100.000 mi piace, un traguardo che per me è qualcosa di incredibile. Infatti mi hai veramente anticipato, nel senso che
la domanda viene quasi spontanea, ma so già la risposta. Ma te lo saresti mai aspettato un numero così? Cioè, perché sono tante persone. Cioè, in mezzo a quei 100.000 c'è sicuramente la tua professoressa, ma ce ne sono altri 99.000, anzi 93.000 direi, Sì. erotte. Quindi, veramente è un numero mostruoso, secondo me. Ma avresti mai pensato di raggiungere un numero così? Vabbè, domanda retorica probabilmente, ma quello che mi chiedo è se. Da questo numero, cioè, scusami se impappinando, sto pensando, ho anche le chat che mi arrivano. Se al di là del numero ci sono anche, c'è uno scambio, no, tra te e i tuoi fan, perché io effettivamente vedo nei tuoi post che ci sono tantissimi commenti, like, c'è una bella interazione, insomma, è più quello forse Esatto, che dà soddisfazione, no? esattamente. Dimmi di. Questo, diciamo, mi rende molto fiero del mio lavoro. Rispondo alla tua prima domanda, non mi sarei mai aspettato di raggiungere questo traguardo. Assolutamente, ero abbastanza scettico all'inizio, quando Sì. viaggiavo tra i 500 e i 600 mi piace proprio all'inizio. Ho detto arriverò a 5.000, massimo 6.000, poi comunque la pagina prima o poi si bloccherà. E in realtà non è stato così ed è stato bello smentirmi alla fine. Per quanto riguarda i miei fan, alcune volte mi emoziono quando magari mi arrivano messaggi privati, che sono davvero una marea, alcuni anche un po' ironici da parte loro, altri invece di diversa caratura, come grazie, mi hai fatto appassionare alla Divina Commedia, sto leggendo questo passo grazie a te. E questo mi rende talmente fiero di quello che ho fatto che a volte mi commuovo. Ci sono state classi che mi hanno inviato foto di classe dove si erano vestiti proprio a tema legato alla Divina Commedia e questa cosa davvero Eccezionale, cioè mi sbalordisce. fantastica, no? E infatti forse la soddisfazione maggiore credo derivi proprio da quello, nel senso più che i numeri, perché i Esatto. numeri presi da soli sono anche forse sterili, no? Cioè non comunicano tanto, sì, sono tantissimi, però alla fine è tutto quello che c'è dietro, ce ne sono persone che in questo caso addirittura hanno fatto tutto quello che ci stai raccontando, veramente tanta roba, complimenti Luca. Grazie Sono le 22:13, quindi già è passato quasi il primo quarto di puntata, quindi è giusto e doveroso dare anche spazio alla musica per qualche istante, qualche minuto. Mandiamo un brano che è stato campionato da Testa di Caso in regia, che ti ringrazio per il brano, spero che sia all'altezza della puntata, caro Testa di Caso. Scherzi a parte, non so nulla di questo brano, quindi cari, io spero che vi piaccia. Mandiamo subito questo. Eccolo qui, è Sad Me, I Killed. Questo brano ricordiamo che è stato preso, pescato dalla piattaforma jamendo.com, che è una piattaforma libera e fruibile a tutti, in quanto sotto licenza Creative Commons. Questi dati tecnici che forse creano solo un po' di confusione, in realtà sono anche molto interessanti perché, caro Luca, lo dico anche a te, è proprio a testimonianza di quanto Radio Science, anche in programmi come questi che sono leggeri, cerca sempre di dare spazio e voce anche ad artisti emergenti e come appunto quello che state per ascoltare. giustamente. Prego, testa di caso, vai pure col primo brano, speriamo sia bello. Partito. Miracles may happen when enough space. They dance here and there right before your face. They jump before your eyes, cling to your hand. Pain, they're all yours, pain, they're all yours. Your beating mind's brought up to form the habit to crucify yourself for all mistakes you make. Seen is everywhere, to seeing you are married. But fresh cash makes the weight less. If you don't participate in the race, deserve death. Bow and be a more, buy more. Move along the street, love. Special stores, surround yourself with special people who share.
E ritorniamo dopo il primo stacco musicale di questa sera, ce ne sarà solamente un altro, quindi mettetevi comodi, ascolteremo per tutta la puntata che resta Luca, che questa sera appunto ci sta raccontando Dante Umorista Alighieri, questa pagina Facebook dove unendo il sommo è riuscito insomma a creare una pagina con dei post che non sono solo accattivanti, ma uniscono veramente, come dicevo lui prima, ignoranza e cultura ignoranza, pazzesche, vanno a braccetto veramente bene, molto bene, perché effettivamente poi, come ci raccontavi, no? È un'avventura nata meno di 2 anni fa, che è arrivata a dei numeri pazzeschi e probabilmente, toccando ferro, continuerà in questa direzione. Il tutto però, una cosa che non abbiamo detto, ma che io so perché mi hai detto in fuori onda, è curata da un team di persone veramente folto, non sai più in quanti lavorate, perché sì, questo è un lavoro a questo punto, lo sappiamo. Io sono l'unico amministratore di Dante Umorista Alighieri. Esattamente, ben un amministratore, del che fa pensare veramente a quanto spazio, quanto tempo anzi ti possa prendere, perché è vero che lo fai con passione, questo si traspare insomma dai tuoi post, però è anche vero che hai anche un ritmo di pubblicazione che è notevole, e da questo mi collego al fatto che effettivamente il tempo che dedicherai non lo sottrarrai, per l'amor del cielo, allo studio, però il tempo che dedichi appunto alla pagina credo sia veramente notevole. Più o meno quanto ci stai? In estate, dove ho una grandissima quantità di tempo, almeno per adesso, sì. Sto online sulla pagina dalle 2 alle 3 ore, circa 2 ore e mezza al giorno, per preparare post e poi per controllare e rispondere ai messaggi. Quando invece mi trovo durante l'anno scolastico, riesco a stare un'ora, massimo un'ora e mezza sulla pagina, con tanto di risposte ai messaggi, eccetera. Diciamo che non è proprio un tempo così unico, sì. Un tempo prefissato. Sì, sì, sì. Ci sono settimane in cui ci sto di più e settimane in cui, per motivi di studio o magari verifiche che sono frequentissime, devo per forza ridurre il tempo online sulla pagina. Cerco comunque di portare uno o due post almeno ogni 2 giorni, quindi di tenerla attiva, insomma. Esattamente, anche questo, no? Abbiamo avuto modo di imparare questo programma Social Evolution, ha avuto ospiti tanti amministratori di pagine, ormai siamo giunti non so più a quante puntate, forse 30esimo o poco meno,
E quindi tutti questi giovedì abbiamo avuto modo di conoscere anche le dinamiche, se vogliamo, che ci sono dietro delle pagine, perché magari gli utenti come me, no, che non hanno una pagina da seguire o quant'altro, talvolta non hanno la percezione di quanto lavoro ci sia dietro anche un solo singolo post, perché c'è, come dicevi tu, il post, c'è la messaggistica, c'è dovresti anche rapportare, no, con dei fan che insomma. Se ti chiedono se ti seguono, è anche giusto un pochino dargli ascolto. A proposito di questo, mi chiedevo io, scusate una cosa, non ho salutato, che mi è arrivato un messaggio in chat che tipo mezz'ora fa, però ho dimenticato di salutare. Scusami, Federico. Ciao Federico, buonasera anche a te, che c'ho scritto sulla chat di radiosites.it, no? Perché sennò poi va a finire che ci sgrida e non ci segue più, poi, no? Scherzi a parte. No, Federico è il nostro affezionato ascoltatore. Mi raccomando, Federico, chiedi qualcosa a Luca questa sera, perché insomma, è uno che conosce il summa a menadito, quindi se vuoi prendere ripetizioni ce l'abbiamo qua, no? Scherzi a parte. Dicevo, a proposito del rapporto con i fan, che come dici tu, ci hai portato degli esempi eccezionali, fantastici, veramente quasi da gioia, da pelle d'oca, mi veniva da dire prima, ma forse esagerato. Mi piace anche sapere, mi piacerebbe conoscere anche un pochino quelli che sono stati, passami il termine, gli scontri anche con fan o commenti. Cioè, ti hanno mai criticato la pagina per qualcosa, un post? Oppure ti è andata Sì, sempre bene? Perfetto. sfortunatamente sempre bene no. Ho ricevuto critiche agli albori, quindi quando ero ancora sotto i 10.000 mi piace, e quando sei una pagina Facebook il passo più importante è superare la soglia dei 10.000. Prima dei 10.000 l'unico modo che hai per crescere in modo rapido è quello di commentare. Comunque di riuscire ad avere pubblicità gratuita da altre pagine, e io lo facevo, beh, questo, per questo la mia pagina è stata qualcosa di fenomenale, anche perché la figura del sommo era utilissima quando magari dovevo commentare post in maniera ironica, visti proprio dagli occhi di Dante, quindi questo mi ha favorito tantissimo. Però ha portato anche a, non dico insulti, ma commenti sicuramente poco carini che all'inizio mi hanno influenzato, perché alla fine ero all'inizio e un po' mi dispiaceva di ricevere queste critiche, ma alla fine il tutto fa parte di un insieme, di un gioco che è quello di internet, e quando ti metti in gioco, ovviamente, ci E sono anche poi fa commenti anche, negativi. esatto, fa anche forse in qualche modo crescere, perché inizia anche a dover gestire Esattamente. certi, non so, commenti o opinioni o anche insulti, come dicevi tu prima, perché difatti poi il mondo della rete, in particolar modo di Facebook, è veramente vastissimo, quindi ce n'è di ogni. Grazie. No, infatti ho visto in queste settimane appunto più che altri commenti recenti, a post recenti, erano tutti effettivamente a standing ovation, quindi non potevo dirtu nulla. Quindi ho detto, ma ci sarà qualcuno che insomma si sarà sfogato, nel senso su di te? No, effettivamente da questo punto di vista ci hai portato qualche indicazione. E non fai e non tratti solo di Dante, perché poi sarà la crescita della pagina, ma guardavo che mi ha fatto veramente ribaltare dalla sedia un post su Fiume, nel senso che effettivamente ogni tanto vedo che lo citi abbastanza spesso, ed è bellissima insomma questa cosa, perché il gioco di parole adesso raccontarli non rende, quindi invito veramente gli ascoltatori che non conoscono questa pagina ad andare su Dante Moris Alighieri e a scorrerla, perché ci sono veramente delle cose che mi hanno fatto veramente letteralmente cadere dalla sedia. Una che mi è veramente rimasta impressa, questa non è una domanda, ma è proprio un complimento che mi sono detto, me la sono scritta, perché ho detto, metti caso me la perdo. È quella appunto di fine giugno, se non sbaglio, dove appunto tu citi il karma restituisce tutto ciò che toglie, tranne Fiume. Fiume non l'arriveremo mai. Questo è veramente eccezionale, perché dai, qualcosa di ci vuole anche, come ti posso dire, una bella carisma per tirare fuori queste cose, secondo me. Cioè, devi veramente unire cultura, sì, perché la conoscenza è fondamentale, però anche questi giochi rendono molto. Sembra forse questo il segreto, no? Di Sì, Dante Moris Alighieri. bisogna spaziare molto, perché è un tema unico, sviluppato anche nei particolari, non rende al massimo.
È ovvio che più si inseriscono questi dettagli abbastanza spiritosi e più si fa successo alla fine. Penso che alcuni post siano proprio anche costruiti in maniera molto bella, tant'è che quando li rivedo dico, ma questo l'ho fatto io davvero. Poi, ragionandoci, capisco alla fine che sì, comunque è un lavoro effettivo. Diciamo, a volte diventa frustrante quando magari impieghi molto tempo per fare un post che ma non è molto apprezzato e magari lì prendi un po' il contraccolpo, dici perché non piace e poi comunque passi ad altro. Io solitamente quando un post non va mi chiedo perché non è andato e poi solitamente lo rimpiazzo. Questo non accade magari quando mi trovo nei momenti di studio, quindi qui il primo post che metto ovviamente è il post definitivo. Cerco sempre comunque di spaziare proprio perché è stanca alla fine sviluppare solo il tema di Dante, della Divina Commedia. Secondo me spaziare a 360 Sì. gradi nel giro della poetica è sicuramente più redditizio e Ah, anche molto più sì, bello per chi. esatto, eh sì. Anche perché poi diciamo la verità, magari puoi anche addentrarti. Ascolta, è arrivato un messaggio in chat, adesso diamo spazio e voce anche alla chat. Finisco solo questa parte. E è anche bello forse addentrarsi nella poesia a 360 gradi, anche perché magari ti addentri in contesti che magari non conosci bene e sei anche quasi costretto a studiartelo Esatto, un po', no? Cioè anche a riscoprirli se esattamente, vogliamo. sì. E vedo che sono arrivati dei messaggi in chat. Scusate un attimo, ecco qua. Sono due anonimi. Dico due anonimi perché sono sulla chat di radiosite.it dove appunto vi è la possibilità di non iscriversi e registrarsi ed esce fuori anonimi. Quindi lo dico per gli ascoltatori. Se volete anche presentarvi, vi diamo anche voce. Detto questo, un anonimo ci scrive: qual è il tuo post preferito? Io più pago 2 anni di post, ce n'è uno in particolare dai, che ti è rimasto impresso? Dai, te la giro così io. Sì, uno che mi è rimasto impresso è una parodia che ho fatto l'anno scorso, l'estate scorsa, perché alla fine in estate escono tutte queste parodie, tutte queste canzoni Sì. che fanno milioni di visualizzazioni, soprattutto italiane, e io mi ricordo di aver rivisitato Andiamo a comandare di Rovazzi, Sì. vista un po' dal punto di vista dantesco, quindi. Citando un pugno a Bonifacio, tutto in rima, adesso non ricordo molto bene i contenuti, però era un post che aveva fatto un successo incredibile e poi ho riproposto sempre la stessa parodia con altri poeti e anche lì era piaciuto tantissimo, quindi era un contenuto che avevo apprezzato molto. Diciamo che nel tuo calcolo, diciamo, statistico, diciamo così, la parodia quindi paga, nel senso che, diciamo che la Esattamente. parodia rende bene dal punto di vista almeno del seguito. A proposito di seguito e di domande in chat, un altro anonimo, oggi mi impappino più del solito, ci scrivono: ti è mai capitato di dover spiegare a qualcuno un post fatto? Magari qualcuno in particolare che non ha Sì, capito un post e te l'ha chiesto. qualcuno sì, non solo nei commenti, ma qui si parla di post che risalgono davvero anche qui agli albori. Sì. Sì, mi sono messo nei commenti a spiegare proprio il senso del post e tranquillamente, sempre in maniera molto ironica. Dall'altra parte, alcune volte alcuni miei compagni che mi seguivano magari dicevano: scusa Luca, io non ho seguito molto la moda del momento, questo post che senso ha? Allora davo una spiegazione anche sia ai miei compagni che comunque nei commenti a chi mi seguiva. Ho capito, vedi, almeno dai, così abbiamo anche risposto agli amici e agli ascoltatori in chat, come è giusto fare. Prima di mandare il secondo brano di questa sera, visto che abbiamo ancora qualche minuto, io chiederei a testa di caso, stavo dicendo Saiuz questa sera non c'è, mi dimentico sempre questa cosa, a testa di caso. Che così ti do anche il tempo, testa di caso, di riattivare il microfono, visto che tu ti isoli dal mondo certe volte. Testa di caso, ma ti piace Luca con questa pagina questa sera con Dante Umorista Alighieri? Hai visto che ti ho portato? Ma guarda, tiro, non conoscevo la pagina, sono sincero.
come me l'hai presentata già in questi giorni, me la sono andata a vedere e ammetto che mi ha colpito subito tantissimo, dico davvero. Non nascondo che qualche posto ho fatto un po' fatica, qualcuno proprio a Perché capirlo, sei cioè, ignorante, se lo sai. ammetto, c'è stato qualche, la mia pecca c'è stata, in qualcuno, però sono tutti molto, molto geniali. Ce n'è uno con un video Grazie che mi ha colpito, ma e qui mi viene una domanda che diciamo è un po' un rito, scontata, classica. Ma collaborazioni con qualche pagina c'è stata o ci sarà eventualmente? mille. Sì, le collaborazioni ci sono state. Sia quando ero proprio agli inizi, quindi sotto i 10.000 mi piace ed erano necessarie, sia dopo perché c'erano sempre stati buoni rapporti. Una pagina con cui ho collaborato molto e che ringrazio e ringrazierò sempre è un'altra pagina molto simile alla mia, Giacomo Mai una gioia Leopardi, che Sì. anche lei spopola tantissimo su internet, e avendo contenuti simili abbiamo cooperato e ci siamo comunque scambiati della pubblicità ed è stato redditizio per entrambi, oltre ovviamente a farci conoscere ai nostri fan che hanno approvato questi contenuti, questo scambio di contenuti. Sì, effettivamente diciamo la conosco quella la pagina. Effettivamente il fatto di avere come tema, no? Avete in comune questa cosa in cui giocate proprio scusami, perché ogni tanto stasera sto guardando troppe chat che si muovono, i rumori in cuffia e mi perdo. Giocate molto appunto sui nomi dei poeti, dei scrittori, eccetera, e questo secondo me è il primo punto di forza. Poi dopo da lì chiaramente andate con una costanza e una ironia e un'irriverenza anche che sicuramente paga dal punto di vista del ritorno di contatti e quant'altro. Veramente anche quella pagina lì la seguo e non è male, non è male assolutamente. Complimenti anche a loro. Che salutiamo, magari poi chi lo sa che non andrò a invitare anche loro una sera di queste, magari dopo l'estate, perché già come, non so se si è capito, ma io mi sto già avvicinando sempre di più verso il clima estivo in cui andremo in pausa. Si sente anche un pochino questa cosa. Ti volevo fare una domanda sui social in generale, ma prima di farti questa domanda, chiaramente mi sembra giusto e doveroso dare ancora spazio in qualche modo alla musica, al secondo e anche ultimo brano di questa sera. Quindi intanto dico a testa di caso, scrivimi in chat il brano che ci farai ascoltare, oppure presentalo tu testa di caso se vuoi, visto che nel brano precedente non sapevo nemmeno io chi fosse il nome dell'artista o il brano. Mandiamo quindi, Ci vabbè, il penso brano arriva, io? quindi. Ah, ci pensi tu, che Ci bello, beh, penso sei già io? sul pezzo, vai, vai Il pure. gruppo o il solista in questo caso è sempre lui, Sadme, e la canzone è Done With You. Buon ascolto. Immagino che Sadme fosse tipo Sadmi, immagino. Comunque va L'ho benissimo. pronunciata apposta così. No, ma io l'ho pronunciata apposta così. È l'inglese peggio del mio, Ma incredibile. Non credevo riuscisse arrivare a questi l'artista livelli. è russo. Quindi questo diciamo in qualche modo ci giustifica Diciamo. effettivamente. Fosse stato inglese o americano, no, invece essendo russo, beh allora scusa, quando mai se ne accorgerà che gli è storpiato il nome? Scherzi a parte, vai pure col brano. Pardito! Hypnotized and sick.
Dopo aver ascoltato l'ultimo o penultimo brano di questa sera, ritorniamo qui su Social Evolution, sempre su radiosayuz.it. Abbiamo parlato di tante cose questa sera con Dante umorista Alighieri. Una cosa però che mi ero scritto, me l'ero messo lì un appunto sulla mia scaletta, che ovviamente è tenuta da parte e me la sono completamente dimenticata, che non abbiamo fatto, diciamo, non abbiamo citato, cosa che invece ha fatto Luca con la sua pagina, un personaggio, un mostro sacro, se vogliamo, anche lui, del cinema italiano e non solo, che è Paolo Villaggio, che si è spento appunto qualche giorno fa. Tra l'altro colgo l'occasione per dire agli ascoltatori che magari che ci seguono, che sapevano già che noi abbiamo avuto ospite appunto i congiuntivi di Fantozzi, che è una pagina che come tema appunto trattava Fantozzi. Quindi da questo punto di vista, in qualche modo, neanche a farla apposta, qualche mese fa abbiamo parlato, no, in maniera sempre ironica e irriverente di Paolo Villaggio e dei suoi personaggi. È stato veramente... insomma, un peccato averlo perso. Detto questo, ritorniamo invece a pie pari nella puntata di questa sera. Testa di casa, mi dicevi che hanno fatto una domanda, un apprezzamento su WhatsApp. Mi avevi detto qualcosa? No, esattamente, Luca, c'è stato un apprezzamento per il nostro ospite. Perfetto, allora facciamo allora la parentesi complimenti e apprezzamenti, perché effettivamente su Facebook... sto guardando adesso, Paolo Mason dice mitico, Davide Bellombra dice la conosco, bellissima pagina, e Rosy Scalore invece dice fantastico, piccolo pirata. Questo lo sai solo tu, però, no, nel senso che non addentriamoci. Detto questo, torniamo un pochino a noi. Abbiamo parlato tanto della tua pagina, parliamo adesso invece di Luca. Chi è, cosa fa, quanti anni hai? Che insomma avrai sicuramente 40 anni, hai un'esperienza vita vissuta. Allora, la mia età è un po', diciamo, abbastanza... è sempre stata un'incognita per me mostrare la mia età, soprattutto alla pagina. Però io sono un quindicenne che frequenta il liceo classico e nel tempo libero, da sfogo a quelle che sono le sue problematiche legate all'ignoranza, con Dante umorista Alighieri.
Hai capito? Cioè, testa di caso, quando aveva 15 anni, tipo andava al parco a giocare a pallone, invece tu, hai capito? Ti scrivi così, insomma, i tempi cambiano poi alla fine, no? No, già questa cosa fa pensare, no? Che sei nato dopo il 2000, però effettivamente è bello nel senso che hai una grande passione che riesci comunque a incanalare in questa pagina. Questo è veramente sensazionale. E ti dico la vita, se non me l'avessi detta, all'età non ci sarei mai arrivato, nel senso che è un po' dalla voce, un pochino il bello forse della Sì, radio è anche esatto. questo. E anche insomma da come ti esprimi, da come ti racconti. Secondo me è veramente appari maturo, ma adesso basta con i complimenti perché sennò poi sembra una puntata tipo, sai tipo pomeriggio 5, quelle cose. Allora, tornando da... Cioè, passiamo proprio da un estremo all'altro. No, va bene. No, così insomma abbiamo anche un pochino preso di strisce. Abbiamo provato a conoscere anche appunto Luca, amministratore, che cosa fa, chi è, insomma. Detto questo, io ti ho conosciuto su Facebook, ma in realtà ho visto che sei sbarcato su altri social. Come sta andando quest'altra? Perché anche lì non è facilissimo seguire tutto quanto, eh. Esatto, sono sbarcato su Instagram un annetto fa circa, dove semplicemente pubblico ciò che avevo già pubblicato su Facebook. E questo mi ha portato sicuramente ad incrementare anche il mio pubblico, perché nonostante siano entrambi social network e magari possano coinvolgere le persone in maniera abbastanza simile, Instagram e Facebook hanno un pubblico totalmente diverso. Instagram è un social molto più da ragazzi, seguito Sì. da adolescenti, quindi diciamo, in media ho un seguito molto molto minore rispetto a Facebook, anche perché io ho qui due dati. Sì. Dante Umorista Alighieri è seguito per più della metà del suo seguito, quindi da circa più di 50.000 persone, da persone che hanno 18-24 anni, Sì. Sì. più donne che uomini. Quindi un social come Instagram, molto ricco di adolescenti tra i 14-17 anni, porta ovviamente un seguito minore, anche se comunque devo affermare con certezza che Instagram mi ha dato grandi soddisfazioni, perché non pensavo di raggiungere un seguito così, così alto in breve tempo. Sì, e diciamo che è bello insomma capire anche i numeri. Questa è una delle poche volte, credo, in cui un ospite, al di là del fatto che tu ti sia anche preparato, si vede che hai studiato, quindi si vede già che sei uno studente, no? Ti sei preparato anche a un discorso dal punto di vista statistico, no? Fai anche delle, chiamiamole, analisi. Questo è da questo punto di vista credo che si vinca anche al di là della passione, che ok, questo non si va, non la possiamo contestare, però anche un'attenzione particolare appunto nei numeri e di quello che ci possono dare, che non sono numeri sterili, ma che numeri che effettivamente hanno, c'è della sostanza dire, ecco. Intanto sempre dalla chat vedo che è arrivato un altro messaggio, sempre da un anonimo, dice: pagina molto ben curata, questo ragazzo farà strada. E questo qua sembra quasi un oracolo. Che no, è bella questa cosa, che al di là dei complimenti su quello che hai fatto, anche su quello che farai. No, a me sono tutti d'accordo. Qualcuno che ti insulti per piacere, perché sennò dire, e che cavolo, qua sono tutti. No, va bene, scherzi a parte. Dai, ci hai raccontato veramente tanto. Ci stai raccontando tantissime robe, tanto materiale, tanta carne al fuoco. Ricordiamo sempre che Social Evolution serve non tanto per dare spazio e voce a delle pagine che da sole vanno avanti da sole, scusa la ripetizione, senza bisogno di radio sites, ma soprattutto per cercare un pochino anche di far conoscere cosa c'è dietro, no? Quindi come sei partito, chi la sta seguendo e quant'altro. Dal punto di vista delle collaborazioni, ti hanno fatto prima una domanda se avevi delle collaborazioni con altre pagine. Io invece ti volevo chiedere se invece stai cercando o se sei, diciamo, aperto, diciamo così, ad avere qualcuno che ti dia una mano attivamente sulla tua pagina, oppure al momento vuoi fare tutto da solo. L'idea della pagina Facebook è sempre stata un'idea che ho voluto e volevo portare avanti da solo, anche perché Dante Umorista Alighieri non è stata l'unica pagina che ho creato,
Infatti, per quanto riguarda la sua gestione, io mi sono sempre trovato alla grande perché prima di creare Dante Umorista Alighieri ci sono state almeno 11-12 pagine che l'hanno preceduta. Pagine ovviamente abbastanza sterili, che non hanno mai raggiunto questi numeri, al massimo raggiungevano i 7-8 mila mi piace. Però nella gestione sono sempre stato abbastanza autonomo. Attualmente sto cercando un ragazzo che sembra, diciamo, pare che io l'abbia già individuato, rimane solo da contattarlo, per gestire un futuro blog della pagina che sto proprio pensando di creare, per dare un altro, diciamo, servizio a quelli che sono le persone, a quelle che sono le persone che mi seguono, giusto per rendere migliore quella che è l'avventura su Dante Umorista Alighieri, magari addentrarsi di più nel punto di vista proprio letterario. Diciamo che e qui mi posso agganciare in qualche modo a una domanda che è arrivata mentre appunto ci stavi spiegando, stavi raccontando. Un anonimo ci scrive: che obiettivi hai per la pagina? E qui effettivamente ci colleghiamo al blog, no? Nel senso che cosa vuoi fare da grande, se vogliamo, no? Perché effettivamente in 2 anni la pagina ha fatto una certa crescita, certa, so veramente un eufemismo, una crescita pazzesca. E adesso dove vuoi arrivare? A parte il blog, a parte la pagina, hai qualche progetto particolare oppure vivi un po' la giornata? Dante Umorista Alighieri è nata, diciamo, per una mia passione, ma anche per un desiderio che avevo e in futuro di lasciare proprio qualcosa alle persone che mi seguono. E un obiettivo che ho per il futuro è quello di lanciare Sì? un qualcosa come per esempio delle magliette o comunque Sì. dei gadget che possano Sì. piacere, ovviamente non tanto per l'idea di monetizzare o di fare questa grande Sì. quantità di soldi, perché è una cosa che non mi interessa e non mi è mai interessata all'interno del contesto di Dante, ma unicamente per dare qualcosa alle persone che mi seguono e magari aprire un po' questo mondo di Dante a degli studenti o a delle persone che non l'hanno mai apprezzato a dovere, perché il sommo è qualcosa di fenomenale davvero. E quindi se questi gadget o queste magliette avranno mai Sì. Perfetto, un'importanza per questa causa, allora non sarà un problema. insomma, già se penso, faccio sempre questo parallelo quando mi parli, perché io sono quasi rapito dalle tue parole, ma poi faccio questo parallelo tra quello che dici e la tua età, no? E questa cosa è bellissima, cioè avere un progetto che non è vago, nel senso che è anche abbastanza ben definito, se vogliamo. Cioè, hai parlato della pagina, hai parlato del blog, hai parlato dei gadget, delle magliette. Veramente, questo ti fa onore. E anche le idee chiare sul fatto di come tu voglia gestire e come stai facendo la pagina, no? Cioè, da solo, ma forse, ma con l'aiuto di, e poi dopo mi ci stavi raccontando che poi si è trovata una figura che fa il caso tuo. E mi è venuto in mente quando parlavi appunto dei gadget, che effettivamente è una cosa che vedo che magari sei pagine affermate dal punto di vista anche di milioni di like, effettivamente hanno creato un vero e proprio business. Se vogliamo, quello è un altro discorso. Sono delle società, difatti, con tanto dipendente e quant'altro. Dal punto di vista invece delle magliette, colgo l'occasione anche di salutare uno dei ospiti, perché il problema è che, sai, Luca, quando si fanno tante puntate. Come abbiamo fatto insomma con Social Evolution, perché è vero che lo facciamo una volta a settimana, però iniziano a diventare tantine. Poi alla fine quando mi racconti qualcosa, poi non so perché faccio anche lì dei paralleli con magari altri ospiti, eccetera. E non è una mancanza di rispetto, ci mancherebbe altro, è un processo mentale, se vogliamo, che già la mia testolina è piccolina. Una pagina che ultimamente ha fatto delle magliette, non so se le ha già messe. Si è creato una sorta di merchandising, o se comunque lo sta, fa solamente un servizio, diciamo così, per i clienti, scusami, i fan più affezionati. E là, scusate il francesismo, la cazzata del giorno che è stato ospite qualche mesetto fa e che a me, a testa di casa, ci ha fatto insomma questo onore, se vogliamo, di inviarci questa maglietta. È stato veramente molto, molto carino. Quindi lo ringrazio in diretta perché non avevo avuto modo anche di ringraziarlo, insomma, in queste settimane. Ho colto l'occasione adesso, ovviamente è stato molto carino. Tornando invece a noi, ho sentito un rumore.
in cuffia, quindi immagino che sia un messaggio in chat che io ti giro subito, visto che mancano solo 10 minuti alla fine della puntata e non vorrei perdermi nulla. Un altro anonimo ci scrive: pensi che possa diventare un vero lavoro oltre a una passione? Qua siamo molto avanti, però potrebbe essere, no? Sì, l'idea che Dante Alighieri potesse in futuro diventare un lavoro è un'idea che mi ha tormentato, diciamo, agli albori un po', perché era un po' il mio sogno vedere Dante Umorista Alighieri nascere, crescere e magari di divenire una vera e propria Correre. azienda a dei Sì. livelli assurdi. Ma diciamo, quello che voglio fare io nella vita è molto distante dai social. Sì. Se Dante Umorista Alighieri diventasse effettivamente una grandissima industria, sarei felicissimo di portarla avanti, ma quello che mi piacerebbe fare all'interno ovviamente del mio futuro e del mio futuro lavoro è totalmente distaccato dall'idea dei social. Quindi sarà, se ovviamente sarà una problematica a cui penserò in futuro. Una problematica, insomma, un dono, Sì, diciamo. certo, cioè, no, un'opportunità. Adesso vabbè, mi hai messo la solita curiosità, ma e quindi sempre per quel discorso che faccio quei paralleli mentali, ma tu in realtà hai le idee ben chiare, mi sembra che sei anche un ragazzo con i piedi pensanti per terra. Cosa vuoi fare da grande tu, invece? Se si A può me dire, chiaramente. piacerebbe entrare in politica internazionale, comunque in un settore che mi è sempre piaciuto già fin da bambino, la politica, Sì. però di portata internazionale, quindi nel giro dell'ONU e di tutto ciò che riguarda il divenire ambasciatore, diciamo, e magari occuparsi di problemi, di problematiche che ad oggi sono all'ordine del giorno. Quindi, diciamo, è sempre stato un mio sogno fare questo lavoro. Diciamo che anche qui ti stai, diciamo, caratterizzando questa sera. Adesso poi testa di caso confermerò o smentirà, non lo so, ma ti stai confermando, secondo il mio punto di vista, insomma, con un ragazzo che ha veramente i piedi. Sì, è vero, sei anche un sognatore, se vogliamo, perché è giusto poter Certo. sognare, pensare anche in grande, se vogliamo, però allo stesso tempo non stai dicendo no, io voglio fare il calciatore, cioè, capito? Cioè, stai dicendo Sì. qualcosa che in qualche modo sì, ti caratterizza e non poco. Detto questo, testa di caso, ti è mai capitato un 15 anni così? Di la verità, ma in realtà non ha 15 anni, sta bleffando, ne va 37. Ma No, scherzando. effettivamente no, non mi è mai capitato. Cioè, già magari a pensare a una cosa del genere 20 anni fa, ma poi al giorno d'oggi penso, credo che sia Esatto. raro trovare veramente qualcuno così giovane con queste già, cioè, giustamente già con le idee chiare e soprattutto con questo sogno che ovviamente si augura si possa avverare un giorno. Però è Certo. veramente, come si direbbe già cioè, oggi, è veramente tanta roba. E tra l'altro mi collego giusto prima dei saluti finali, perché se no dopo sai che se sforiamo dopo la dirigenza, no, scherzo a parte. Una cosa che mi viene da pensare sempre a proposito di Social Evolution, perché il programma nasce forse anche per far riflettere, se vogliamo, su tutto ciò che è dietro appunto al mondo social. Noi talvolta, forse lo dico più che altro a testa di caso, più che a Luca, noi magari giudichiamo, no? Dei ragazzi solo per quello che vediamo o pensiamo di percepire, quindi sempre i ragazzi attaccati al telefonino o non so che altro, e non c'è più cultura, no? Si sente sempre questo ritornello, questa filastrocca quasi che il futuro non ci sarà per questi giovani. Invece poi Vero. in realtà forse siamo noi che siamo prevenuti. Io dico, poi non sono vecchio, nel senso che poi io sono del metà anni 80, quindi sono tranquillamente una fascia giovanissima, secondo me. Però effettivamente adesso mi rendo conto che sto quasi scollinando come pensiero, no? Nel senso che cerco di tenere a bada il pensiero maturo con il pensiero del giovane, e cerco di fare una via di mezzo, no? Di mediare le due cose e cercare di capire i due punti di vista. E talvolta magari partiamo prevenuti, ma questo sempre, a maggior ragione forse sui ragazzi. Tra l'altro, questo, vedi, un anonimo in questo momento ci sta scrivendo, e questa sarà l'ultima domanda di questa sera, anzi la penultima, che l'ultima la faccio io. Un anonimo ci scrive:
Luca, cosa pensi dei ragazzi di oggi? I ragazzi di Io oggi, c'è una canzone che cantava così, ma tu non eri neanche nato, quindi andiamo avanti per piacere. Cosa pensi dei ragazzi di oggi, dai? penso che siamo, visto che mi ritengo ovviamente parte di questa nuova generazione, siamo una generazione di ragazzi che sempre in mano il cellulare, veniamo additati un po' come dei mostri creati da internet. Senza alcun tipo di emozioni e di passioni al di fuori di internet. Io penso che internet sia un luogo che offre grandissime opportunità e basta solo trovare l'aspetto di internet, l'aspetto buono, e penso che queste nuove generazioni abbiano tutti, ogni singolo ragazzo abbia la possibilità di trovare qualcosa all'interno di un mondo anche legato molto ad internet, che possa renderli partecipi di una società che ambisce ad essere migliore sotto diversi punti di vista. Quindi io penso che queste nuove generazioni e in generale i ragazzi di oggi debbano solo trovare il modo di far uscire la loro personalità e quindi il modo di far uscire la loro intelligenza, perché ognuno ha comunque delle grandi capacità, basta solo trovare il modo in cui sfruttarle ed in cui ovviamente dare queste proprie capacità a favore di una società. Perfetto, sei stato dato, hai lasciato un grande messaggio, secondo me, che non è affatto banale, ti posso garantire. Veramente mancano pochi istanti, quindi io ti lascio la parola. Luca, se vuoi, appunto, visto che siamo veramente titoli di coda, se vuoi salutare gli ascoltatori che ti hanno sentito, che ti hanno scritto, magari anche i tuoi fan che ti scrivono continuamente, che insomma rendono anche attiva, se vogliamo, la tua pagina. E poi, poi dopo i saluti, magari se mi lasci anche, come ti dicevo poi nel fuori onda, se vuoi consigliarmi una pagina che magari tu segui, non come amministratore, ma come utente, come normalissimo utente, che magari ti piace particolarmente e che vuoi consigliarmi. In realtà una me l'hai già citata durante questa serata, poi non so se vuoi citare, confermare quello oppure se darmene qualcun'altra. Vai pure. Allora, io vorrei salutare innanzitutto tutti gli ascoltatori, vorrei ringraziare tantissimo Radio Saius per l'opportunità che mi ha offerto, vorrei ringraziare in particolare un giornalista che mi ha dato spazio, proprio il giornalista dell'articolo che citavo precedentemente, Davide Bellombra, Sì? che diciamo, spero che potrà consentire a delle cooperazioni con Dante Alighieri, data la sua grande passione per Dante, e soprattutto lui è molto più acculturato di me su Dante, quindi molto più legato alla letteratura, e ringrazierei tutte le persone che mi hanno aiutato durante questi anni, magari con anche alcune idee, anche alcuni miei fan per le immagini che mi arrivano in posta dicendo prova a pubblicare questa, vediamo un po', e ringrazio tutte le persone che mi seguono e che mi seguiranno in futuro, perché davvero questo è un sogno, è un qualcosa che è nato per gioco e che continuerà di pari passo con la mia passione per Dante. Quindi un gran ringraziamento a tutti, davvero. Perfetto, e come pagina invece confermiamo Come Giacomo. pagine io Sì. ovviamente consiglio Giacomo Manager Leopardi, perché è stata una pagina che mi ha aiutato molto, e consiglierei anche il Super Uovo, che è una pagina seguitissima, ormai giunta ai 600.000 mi piace, una pagina che seguo molto e quindi consiglio vivamente di contattare anche gli amministratori, perché sono davvero fenomenali anche loro. Perfetto, adesso poi ce l'appuntiamo chiaramente, poi come dico sempre, io ne ho tante di pagine appuntate, prima o poi le organizzeremo così per l'estate, dalla prossima estate in avanti, scusa, da settembre in avanti avremo già il calendario pieno per tutto l'anno. Tu resta collegato, passo la pagina, buonanotte oggi, passo la parola a testa di casa, immagino che anche tu vorrai telegraficamente salutare gli ascoltatori e Luca. Okay, ovviamente saluto l'ospite che è stato con noi, saluto Luca e lo ringrazio e rinnovo l'in bocca al Grazie mille lupo a di voi. prima per la sua pagina, ma non solo ovviamente, per la sua crescita personale anche. E saluto, come dice Bonsaiz, tutto il condominio di Radio Saiz, augurandovi una Perfetto. buonanotte. Ottimo. Io prendo, ti rubo la parola anche se mi hai
ho sentito cadere la tua voce, ma penso che di essere ancora connesso. Sì. Ti rubo quindi la parola per salutare anch'io gli ascoltatori, ma prima ancora Luca ti ringrazio nuovamente per la tua disponibilità, grazie, in primis, grazie a voi. E anche e soprattutto per la tua pagina, ovviamente, come diceva prima, testa di caso, tanta roba. Quindi io ringrazio, dicevo, gli ascoltatori. Ci aggiorniamo a giovedì prossimo, dove chiaramente torneremo come ogni giovedì, sempre qui su radioscience.it, sempre con Social Evolution, sempre con un nuovo ospite che ci porterà, ci presenterà, ci racconterà questa nuova pagina. Io quindi, citando Luca, posso dire, insomma, sto sognando, fatemi sognare, non svegliatemi, andiamo avanti così. Quindi buonanotte a tutti, io vi lascio carissimi, a giovedì prossimo, ciao. Step inside and transform my curse.